La salvaguardia degli equilibri di bilancio una volta l'anno, entro il 30 di settembre, almeno una volta l'anno, questa fatta dall'amministrazione comunale sicuramente è una salvaguardia non veritiera, per non dire falsa, perché l'avanzo d'amministrazione del 2012 non era vero, era stato costruito appositamente non riconoscendo dei debiti fuori bilancio che già erano emergenti, non facendo l'accertamento dei residui, però nonostante questo 22 milioni di euro di quella avanzo di amministrazione sono stati destinati circa 8 milioni alle spese correnti e 14 invece accantonate per i debiti fuori bilancio, ma quelli che sono emersi adesso superano ampiamente i 14 milioni di euro e quindi non c'è la copertura per il riconoscimento di questi debiti fuori bilancio e soprattutto per allineare i bilanci delle società per azioni a quelle del Comune dell'Aquila. Soltanto la ASM ha un credito nei confronti del Comune di 5 milioni e mezzo di euro e il SED di 1.300.000 euro, quindi addirittura si è arrivati con la FM, col decreto ingiuntivo che fa una società per azione alla proprietà, quindi si è arrivati a tutto, un comune veramente dal punto di vista economico e finanziario allo sfascio. Io penso che l'assessore al bilancio neppure si renda conto di quello che sta succedendo e di questi debiti che man mano emergono e dei pignoramenti. Soprattutto ci sono cifre enormi pignorate all'istituto cassiere del Comune dell'Aquila, si arriva a 1.700.000 euro di cui il Comune non ne ha manco la minima conoscenza, quindi si tralascia di riconoscere questi debiti fin quando non ci aggrediscono sul conto corrente e poi magari non si neppure riconoscono, per cui c'è alla fine dell'anno un disallineamento tra quello che porta l'istituto cassiere e quello che porta il Comune dell'Aquila, cosa che è stata rilevata più volte dalla Corte dei Conti. Ho fatto vedere che De Santis non ha saputo fare i conti. Ma quello che c'è una registrazione di una commissione consiliare prima del bilancio di previsione di questo esercizio finanziario che è allucinante, dove i conti che fa lui, la registrazione la potete vedere, hanno dell'incredibile, neppure una somma si sa fare, quindi voglio capire come poi si danno le direttive ai dirigenti per quanto riguarda la sistemazione degli uffici e l'amministrazione contabile del Comune dell'Aquila.